L'economia illegale è pari a un terzo del PIL del Sud, la ricerca presentata a Napoli con il ministro Minniti. Buon pomeriggio dalla TGR. A Napoli il ministro degli interni Minniti, prevenzione e legalità indispensabili per rilanciare economia e sviluppo. Nel mezzogiorno pesa e molto il giro di affari illegali. Annalisa Angelone. Quanto ci costa l'economia sommersa e illegale? Nel mezzogiorno circa il 30% del PIL, ben 7 punti in più rispetto al dato nazionale che si ferma a poco meno del 23%. Dire che la legalità ha effetti positivi sull'impresa e sul credito non è una frase fatta. A parlare sono i numeri della crescita mancata, quelli della fotografia internazionale scattata da SRM, studi e ricerche mezzogiorno nell'ultimo numero della rivista Rassegna Economica. Il dossier viene presentato nella sede del Banco di Napoli, alla presenza del ministro degli interni, Marco Minniti. Se l'Italia si allineasse per legalità e trasparenza ai livelli medi dei paesi della zona euro, sarebbe possibile recuperare il 2% del PIL, circa 30 miliardi di euro. E se il mezzogiorno migliorasse i livelli di legalità? Circa il 3% del PIL sarebbe aggregato ai dati ufficiali e quindi praticamente dare un nuovo volto a una economia e una visione del Mezzogiorno d'Italia completamente più affascinante. Parlo di fascino perché noi abbiamo bisogno di legalità in quanto siamo sui mercati internazionali. Nella classifica della World Bank, la Banca Mondiale, l'Italia guadagna 4 posizioni passando dal 35° al 31° posto su 113 paesi, ma da una giustizia più rapida ed efficace alla riduzione della corruzione c'è ancora tanto da fare, soprattutto nel mezzogiorno. Far capire che la legalità conviene, perché oggi come oggi il sommerso evita lo sviluppo. Questo è il vero problema. Se si capisce questo, si incomincia a insegnarlo dalle scuole e si procede con il conforto della magistratura e delle forze dell'ordine, credo che arriveremo a dei risultati positivi.